e il nostro responsabile della politica filosofica, appunto, Diego Fusaro. È un po' un ritrovarci, perché questo incontro l'abbiamo ripetuto tanti anni fa, 9 anni fa, appunto, cercavamo le differenze di allora, che cosa si è aggiunto rispetto a quei temi che noi nel 2009-2010 abbiamo affrontato in diversi seminari, e di questo stiamo parlando. Bene, passerei allora la parola al professor Menuzzi, poi Diego, e infine la parte produttiva del paese. Ricordiamo che abbiamo sempre un imprenditore, cioè la parte della fattività che conta, ed è più o meno decisiva. Grazie al professor Rizzi, grazie anche all'amico Diego, che so essere uno dei leader culturali di questo cenacolo importante. Quindi sono molto contento di essere qui con voi, perché la dimensione dialogica del pensiero, la dimensione del ritrovarsi intorno ad una conversazione culturale è la base di qualsiasi politica ed è anche la base di qualsiasi autoriflessione, e oserei dire che è anche la base di qualsiasi felicità. Io cercherò di essere il più possibile sintetico, ma anche, come dire, in qualche modo chiarificante, soprattutto verso me stesso, perché il tema di questo incontro, che mi pare ruota intorno ad una domanda antica, antichissima, cioè che differenza ci sia tra le persone e le moltitudini, tra le egregore di spiriti e le masse, tra questa orribile definizione che è nata in tempi recenti, che la parola gente contrapposta invece alla parola popolo, perché mentre la gente è una massa amorfa, caotica, entropica ed indistinta, la parola popolo rega con sé una serie di variabili che la definiscono non solo linguisticamente ma anche concettualmente. SPQR, senatus populusque romanus, c'è qualche cosa che rega in sé l'idea di quella lex e anche di quella dimensione identitaria che faceva dire a un grande nostalgico della cultura romana, che era Rutilio Lamanziano, nel suo Ereditus suo, in una penisola italiana squassata quasi come nei nostri giorni, dopo il sacco di Alarico di Roma, Rutilio, che ritorna da Roma alle Gallie percorrendo la costa tirrenica, canta questo suo inno a Roma dicendo: De tota morbem urbem facisti una, di tutto quello che era il mondo conosciuto hai fatto un'unica città, e l'hai fatta attraverso l'autodefinizione, l'identità, le leggi, la distinzione tra il sé e l'altro. Quindi quello che adesso diceva il professor Rizzi: non ci può essere una politica interna se non c'è una politica estera, non ci può essere un organismo se non c'è un sistema immunitario che distingua il self dal non self, non ci può essere un sistema nervoso centrale che funzioni se non registra attraverso il sistema nervoso periferico gli stimoli che vengono dall'esterno. Non si può pensare, come vuol fare un mio vecchio compagno di università, che si è trasferito in Cina, ad Harbin, e si sta preparando a fare non il trapianto di cervello, ma il trapianto di corpo. Prendere una testa di un ricco moribondo e impiantarla su un corpo giovane. Questo contiene l'illusione che la mente sia nel cervello, mentre invece notoriamente la mente, se c'è, è spalmata sulla totalità del corpo. C'è un po' di mente anche nella dimensione di quella che Ernst Spandl, che l'aveva isolata, chiamava l'enteramina, ma che nel cervello è la serotonina, quella che viene chiamata tanto in causa della depressione. Quindi è un'illusione quella di trapiantare il cervello, perché noi possiamo parlare di mente soltanto se pensiamo ad una totalità che distingue il sé dal non sé. Questo è un tema molto complesso, che riguarda il tema della nazionalità, il tema dell'identità, e mi permetterei di dire che ci sono 4 parole da cui non si può prescindere. Se ne potrebbero isolare tante, ma ho pensato di isolarne 4. Tra l'altro vengo adesso dall'Università Cattolica Salesiana di Torino, dove insegno alla facoltà, al corso di laurea magistrale di psicologia, a un corso di psicologia di comunità, e agli studenti proprio cercavo di dire, già nella prima lezione, che le 4 parole su cui avremmo orientato il corso sarebbero state queste 4. La parola felicità, la parola identità, la parola sicurezza e la parola sovranità. Quindi mi sono 4 parole chiave sulle quali tutti dovrebbero misurarsi e in qualche modo cercare di ragionare, perché senza queste 4 parole non è possibile costruire nessun futuro, per nessun popolo, per nessun paese, per nessuna generazione.
Non mi ci soffermerò a lungo, la parola felicità tra tutte la più distinta e per diversi anche la più fessa, ma è quella imprescindibile. È stata messa anche al cuore di costituzioni liberali come quella americana, laddove si dice che la funzione fondamentale dello Stato è quella di facilitare la libera conquista della felicità da parte dei singoli individui, o se preferite delle singole persone. Non che la parola persona e la parola individuo siano tra di loro intercambiabili, che la parola persona è una parola più complessa. Non è un caso che il personalismo sia anche una corrente filosofica importante, su cui non mi soffermerò, ma insomma, da Racamier a Mounier a Maritain, per arrivare fino a tutti i personalismi laici, la persona certamente è qualcosa che consente agli individui e anche ai giovani di non essere immediatamente massa, ma di essere popolo, di non essere, come dire, una dimensione amorfa ed indistinta, ma essere un insieme di individui pensanti che costruiscano creativamente, o se preferite una parola che amo di più, generativamente il loro futuro. Quindi la parola felicità è una parola da cui non si può prescindere per il semplice fatto che l'uomo è chiamato in qualche modo all'autorealizzazione, è chiamato in qualche modo alla soddisfazione dei bisogni, è chiamato in qualche modo alla ricerca del piacere. E non è superato in fondo quel precetto etico che alla sua radice inventa e alla sua, diciamo così, dispiegarsi di foglie, di tronco in Stuart Mill, che ci fa dire che in fondo il massimo dell'eticità, ma probabilmente anche della moralità personale, è dare il massimo della soddisfazione e del piacere a se stessi, producendo il minimo del dolore agli altri, in termini puramente quantitativi. Ma tutte queste considerazioni sulla felicità o sull'autorealizzazione non sono nulla se noi le agganciamo alla seconda parola, che è la parola identità. Perché è difficile pensare di poter cercare la propria felicità o financo il proprio piacere se non sappiamo che cosa ci piace. E che cosa ci piace non può che prescindere da un antichissimo gnosis auton, conosci te stesso, che poi diventa introspezione, autosservazione, coscienza, autocoscienza, che può cadere di più nello psicologismo, può entrare più malamente in un certo realismo ingenuo, in un certo oggettivismo, ma certo se noi non sappiamo vagamente chi siamo, è inutile che pretendiamo di essere felici o di fare la felicità degli altri. Quindi il tema dell'identità è qualcosa che ha a che vedere con la memoria, con le radici, con la ricerca di sé, con l'introspezione, ma anche con la distanza e distinzione dagli altri, di una dialettica dei distinti anche, che quindi ci consenta di dire che noi vogliamo essere più morali, un po' più autoreferenziali come Kant, libero non è colui che può ciò che vuole, ma colui che vuole ciò che deve, ma anche di essere però capaci di saperci pensare in opposizione a qualcosa che non siamo noi. Quindi al di fuori di quella melassa buonista, indistinta, quella che farebbe dire ai cattivi greviani che siamo in una notte grigia in cui tutti i gatti sono grigi. Ecco, questo non ci piace. Quindi per distinguerci abbiamo bisogno di sentirci sicuri. Quindi viene la terza parola, che è la parola sicurezza. In inglese ci sono due parole per dire la parola sicurezza, c'è la parola safety, che è la sicurezza fisica, la sicurezza della salute e la sicurezza dell'autoprotezione del corpo, della vita, anche dell'identità. E c'è la parola security, che è la parola invece della sicurezza materiale, la sicurezza dei beni, la sicurezza del territorio, la sicurezza della casa, la sicurezza dei confini. Senza queste due parole una civiltà non è civiltà. Una civiltà, uno Stato, una collettività, un gruppo, un progetto esistenziale, un progetto collettivo, un progetto corale, un progetto politico che non includa con forza queste due parole non è un progetto politico. Ce l'hanno detto anche le elezioni recenti, anche se con molta confusione. Forse sottolineando di più al nord un certo tipo di sicurezza e al sud un altro tipo di sicurezza, ma sempre, come dire, come una risposta all'incertezza, al pericolo, all'instabilità. La quarta parola, che di tutte è la più difficile, su cui meriterebbe di stendere invece pagine e pagine di riflessioni, di filosofia politica, di strategici o quello che volete voi, è la parola sovranità, che è una parola chiave però. Perché se una entità collettiva non chiarifica a se stessa l'idea di sovranità, o ci rifugiamo nella definizione più antica e più elementare e più primordiale, quella di Grossio, quella di un certo tardo giusnaturalismo, per cui il sovrano è uno Stato, è un luogo in cui c'è un'entità giuridica, morale, di potere, che ha il monopolio della forza in quello spazio. Quindi quando viene il monopolio della forza, viene meno lo Stato. Il monopolio dello Stato, il monopolio della forza nello Stato è una vecchia questione, no?
di filosofia del diritto, è una vecchia questione di filosofia politica. E su questo io credo che oggi più che mai noi abbiamo la percezione che l'idea di uno Stato sovrano è messa a rischio, ma non tanto dalla presenza di gruppi di guerriglia nel nostro territorio o da nuclei di indipendentisti armati o non armati, come potrebbe essere, come? Magari. Quello sarebbe già un segno di vitalità, ma abbiamo la sensazione che invece la nostra sovranità sia avvelenata da una melassa più velenosa, più melensa, quella che ci fa cambiare da un giorno all'altro l'orientamento del mainstream sul tema del web. Fino a ieri il web era una cosa buona perché consentiva alle centrali del potere planetario, sovranazionale, sovrapopolare, globalizzato. Poi viene persino la nausea di vedere le stesse cose. Solo Roche, Rockefeller, abbiamo già capito, questa roba qua, questo Moloch qua, fino a ieri questo andava bene perché serviva a controllarci, a misurare chi eravamo, a valutare i nostri consumi. Adesso diventa cattivo perché si capisce che una naturale, inevitabile, statistica, stocastica tendenza degli esseri umani alla complessità ha reso questo mezzo che era fatto per una certa cosa, per l'eterogenesi dei fini, un'altra cosa pericolosa per il mainstream e per il potere. Consente agli uomini di collegarsi tra di loro, di aggregare delle opinioni, di formare, come dire, dei cristalli autogenerati di idee, degli organismi viventi, e quindi prima o poi verrà soppresso, o comunque verrà molto limitato. Quindi la condizione di libertà in cui è vissuto il web negli ultimi 20 anni non sarà la stessa nei prossimi 20 anni, a meno di una grande rivoluzione nazionale, popolare, globale, che ne sovverta le prospettive, ma dubito che ci sia questa forza in questo momento. E quindi è chiaro che la parola sovranità è una parola oggi, tra tutte le quattro che ho detto, forse quella più indistinta, più indefinita, più a rischio, più gelatinosa. Ma senza sovranità non ci può essere sicurezza, senza sovranità non ci può essere identità, senza sovranità non ci può essere felicità. Questo è il punto. Perché è un'illusione la felicità di un individuo monade, slegato da relazioni collettive, ridotto ad una specie di atomo separato dal resto, senza storia, senza memoria, senza identità, senza autodeterminazione, senza democrazia, parola abusata, ma che tutti, che come l'araba fenice, chi vi sia ciascuno lo sa, ma dove si sa non si sa. E quindi questa democrazia come l'araba fenice, che ognuno legge in un modo diverso, dovrebbe essere il potere del demos. Ma che cos'è questo demos, quali sono i suoi contorni? Certamente non è quello che si definisce nei salotti di Bruxelles, né in quelli della City di Londra, né in quelli dove si ritrovano. Voi sapete, le cose sono più semplici di quelle che sembrano, no? E a volte noi la facciamo tante complicata, ma poi purtroppo le cose hanno anche una loro tragica semplicità. Potere. Facevo prima dei nomi e dei cognomi. Ma oggi dove sta il potere? Beh, ce lo insegnerebbe Diego. Sta dove stanno i quattrini. E dove stanno i quattrini? Capitale, quello del quarto libro del Capitale, dei manoscritti economico-filosofici di Marx, sta nelle finanze, nel mondo della finanza. Potremmo dire nel mondo delle banche, per dire una stupidaggine, ma nel mondo della finanza. E la finanza da chi è gestita? Prendiamo, c'è una dozzina di 12 gruppi bancari finanziari principali del mondo che si chiamano Goldman Sachs, Morgan Stanley, BCE, Banca America, Deutsche Bank, Credit Agricole, una dozzina sono. Bene, se voi prendete, non bisogna fare delle indagini di intelligence, basta prendere su internet i board dei consigli di amministrazione di questi 12 gruppi e facendo un grosso sforzo troverete una quindicina, vogliamo dire una ventina, di cognomi che sono sempre gli stessi. E allora di cosa stiamo parlando? Non mi spingo più in là perché sennò rischio di essere portato via da un agente di pubblica sicurezza e arrestato. I reati che potrebbero essere chiamati in causa sono una dozzina. Preferisco non farli e fermarmi qua. Invito voi a leggere i cognomi. Punto. Questo è. Allora di cosa stiamo parlando? Semplice. In fondo tutta questa cosa complicata è molto semplice. C'è una quindicina di gruppi umani che si impadronina del resto dell'umanità con la più sottile, semplice ed elementare delle operazioni, che faceva dire ormai un secolo fa qualcuno, credo che fosse uno dei vecchi Rothschild, che non serviva stabilire chi avrebbe dovuto governare o governare un paese
eleggere un governo, un parlamento, una magistratura, che in fondo sarebbe stato sufficiente controllare il denaro e il suo valore. Controllato il denaro e il suo valore, il resto viene da sé. Chi volete che decida se si estrae o non si estrae il petrolio, se si fa o non si fa l'energia nucleare, la fusione fredda, la fusione calda, l'ingegneria genetica, queste sono tutte non balle, straballe, perché alla fine che cosa si fa? Lo decidono quella dozzina di persone. E non sulla base di altre convenienze che non siano quelle della moltiplicazione della massa critica che maneggiano. È un sistema, è come certi sistemi biologici totalmente autoreferenziali. Questo è il punto. Io non so se questo sia un punto di vista disfattista, fascista, complottista, realista. Come? Realista. Antisemita, non so che cosa sia, sinceramente non lo so. Non lo voglio dare, non voglio dare, le accuse potrebbero essere mille. Non voglio neanche citarle, però è la cruda realtà delle cose. Punto. E allora, questa è la piaga. Per riscoprire un po' di felicità, un po' di identità, un po' di sicurezza, un po' di sovranità. Poi sulla società potremmo dire mille cose. Questo è il capitolo 2, questo potrebbe essere il capitolo più sgangherato, cioè il capitolo Grillo, il capitolo Berlusconi, il capitolo Salvini, ci porta già in quelle che i marxisti chiamerebbero delle sovrastrutture. Ma se entriamo nelle sovrastrutture, si sconfina nel comico, quello in cui si sta vedendo in questi giorni le dinamiche della politica italiana. Il genere del grottesco, no? E allora nel genere del grottesco bisogna innanzitutto partire da una distinzione, quella che Tönnies, il fondatore della sociologia moderna, faceva tra la Gesellschaft e la Gemeinschaft, tra la comunità e la società. Può vivere una società come puro patto economico di libertà degli individui senza tener conto delle comunità che la compongono? E la risposta ovviamente è una domanda retorica, no. Ma quali sono le determinanti delle sottocomunità che la determinano? E allora lì dovremmo tornare a Berdaev, a quello che citavamo l'altro giorno, no? Allora è chiaro che in questo mondo il rapporto tra Gesellschaft e Gemeinschaft ha bisogno innanzitutto di un nemico esterno per aggregare la comunità. E chi è il nemico esterno oggi, l'unico sulla scena? Putin. Cioè non ce ne può essere un altro, perché in tutto questo sistema totalmente imbricato, no? In cui i capitali arabi sono dentro le banche occidentali, in cui la Cina ha l'80% del debito americano, in cui il sistema di debiti reciproci rende il quadro totalmente inesplicabile, l'unico sulla scena che in qualche modo può candidarsi ad essere il nemico non ancora completamente digerito di questo sistema è la Russia. Non pericoloso ancora e naturalmente non... Non pericoloso e quindi, come dire, che può essere facilmente nucleato e probabilmente annientato. Rassicurante. Il nemico rassicurante. Esatto, un nemico debole e quindi non c'è problema. Ma questo lasciamo nel prossimo... Ma questo è un altro capitolo di geopolitica. Questa è la diagnosi. I giovani poverini si inseriscono in questo contesto qua. I giovani grosso modo faranno quello che gli faranno fare, cioè io credo sostanzialmente niente, un reddito di cittadinanza in cui, come aveva ben detto, che non è una grande novità, ne aveva già parlato Karl Hoff, grande economico della socialdemocrazia tedesca, c'è tanto, e poi è stato ripreso anche da tutti quelli come Reifnig che hanno fatto degli studi sulla nuova tecnologia, quello che ripete sempre Grillo con questo tono d'ubriaco, e tanto faranno tutti i robot, e quindi non ci sarà più lavoro per nessuno, e quindi non c'è più lavoro per nessuno, non dovendoci più essere l'uomo Faber, l'uomo produttore, rimane solo l'uomo consumatore. Allora questi giovani bisogna dargli 800.000 euro al mese che possono comprarsi un certo numero di lattine di Coca-Cola, un certo numero di blue jeans, un certo numero di qualsiasi cazzata per alimentare il ciclo autoreferenziale produttivo, perché il loro ruolo di produttori in questo contesto non serve più a nulla. Peccato che il lavoro sia stato sempre nella storia dell'umanità non soltanto una fonte fredda di reddito ma anche una fonte di identità. E allora a quella domanda lì bisognerà vedere che risposta daremo. Che se chiedono a me chi sei tu, come la buona parte di noi tendiamo a rispondere con un equivoco linguistico alla domanda ontologica con una domanda fattuale, cioè io sono un ingegnere, io sono un medico, io sono un filosofo, io sono un fabbro, io sono un disoccupato, ma rispondo alla domanda tu chi sei con la risposta tu che cosa fai, che è già un equivoco, no? Però è così, fino adesso nella storia dell'umanità c'è stato il problema dell'identità è stato risolto da questo equivoco. Se noi togliamo questo equivoco, rendiamo tutti atomi indistinti, contenuti nel reddito di cittadinanza, resi inutili nel ciclo produttivo e svuotati di ogni contenuto di memoria e di identità, abbiamo realizzato una società che neanche Orwell avrebbe osato immaginare.
neanche i quadri di fantascienza più sconcertanti. Ma d'altra parte un sistema, l'unico sistema perfettamente funzionale, è quella rappresentazione geopolitica del mondo che ho cercato di far desiderare prima. Allora, io ho parlato esattamente per 20 minuti, credo che il vostro tedio sia assoluto, però in poco tempo ho cercato di dire molte cose malamente, con delle terribili esemplificazioni, ma credo che sul piano della retorica l'iperbole serva a rendere più chiari i concetti. Vi ringrazio. Beh, un tempo era molto più facile, almeno quando ero giovane, c'è la fam, adesso c'è la fam, evidentemente. Sì, comunque il passaggio è questo. Ma, insomma, anche perché le fam non interessano quasi più a nessuno, perché sono prevalsi altri gusti. Esatto. Anche questo forse fa parte in qualche modo di... Esatto. È la riduzione dell'essere. Quindi non vorrei che potrei essere accusato di antisemitismo, dovrei essere accusato anche di omofobia sulla stessa poltrona. Basta, no, basta. Bene, bene. Passerei la parola a Diego. Certamente le quattro parole che hai elencato, mi riferirei all'antica frase che ogni tanto ripetiamo, ma proprio per dare anche una consapevolezza, una capacità di risposta a quello che ho tentato di dire all'inizio, vale a dire responsabilità, e la possibilità è ancora possibile, perché per i giovani c'è ancora una speranza, anzi uno spazio per agire, evidentemente. Quindi, che c'è vita, c'è speranza. No, beh, insomma, è la vecchia tesi classica, ma la vecchia tesi resta ancora valida, se no non varrebbe la pena vivere, no? Perché non c'è libertà, anzi non c'è felicità senza libertà, e non c'è libertà senza coraggio. Ecco, ai giovani ribadisco che il tema del coraggio e non della fuga e non dell'adattamento è più che mai decisivo. Diego, scusate. Il tema del nostro incontro chiede di essere problematizzato, perché chiama in causa due determinazioni concettuali che, a partire dal titolo, occorre chiarire se siano sinonimiche nuove generazioni, ides, o moltitudini, o se siano antitetiche, ossia le nuove generazioni da una parte e dall'altra le moltitudini. Per chiarire il nesso tra queste due determinazioni proverò rapidamente a dire alcune cose impressionistiche, niente affatto esaustive, su ciascuna delle due determinazioni.